presentare il progetto PON, voluto, diciamo, il programma operativo nazionale voluto dal Fondo Europeo, con obiettivo principale investiamo sul vostro futuro, che si proietta verso i ragazzi con l'obiettivo principale competenze per lo sviluppo. Noi ci occupiamo per quanto riguarda, diciamo, i bambini, per recuperare, diciamo, questo loro disagio, ci occupiamo del modulo 2 azione F1 e del modello, diciamo, del modulo psicomotorio espressivo, in cui emerge l'attività, diciamo, di animazione teatrale, e qui accanto a me abbiamo anche le esperte e l'altra tutor che adesso si presenteranno e diranno logicamente ciò che verrà fatto per conseguire il nostro obiettivo, per far sì che i bambini possano vivere tranquillamente uno sviluppo, diciamo, psicomotorio espressivo. Ciao, io sono Manuela Pintagro, sono l'esperta esterna in psicologia di questo PON e sto partecipando, sto prendendo parte al modulo 2. Il percorso che porterò avanti, o che perlomeno cercherò di portare avanti, è un percorso che andrà a partire dalla consapevolezza dei bambini, dei propri bisogni, dello stare in relazione con gli altri, dello stare insieme agli altri, sarà proiettato verso la realizzazione di un prodotto finale, che è una rappresentazione teatrale, per cui farò creare ai bambini stessi una sorta di fiaba attraverso, appunto, la fabulazione, che poi proveremo a mettere in scena, speriamo bene. Sono Giusy Picciolo, sono psicoterapeuta, psicodrammatista in formazione e sono stata chiamata come esperta per il PON, e in particolare mi occuperò con la collega di questo modulo, nel quale appunto avremo come obiettivi quello di lavorare proprio sulle competenze relazionali e sulle capacità anche dei bambini di conoscere e di riconoscere e nominare i propri stati emotivi, e lavoreremo quindi con l'espressività e utilizzeremo come strumento la favola al fine appunto di produrre una drammatizzazione. Salve, io sono Cettina Cannistra, sono l'altro tutor di questo modulo, il quale è stato creato proprio oggi, in quanto si era, diciamo così, sentita da tante parti la necessità dei bambini di partecipare. Cioè, c'è stato un riscontro veramente molto entusiastico, molto positivo, grazie agli incontri che sono stati fatti precedentemente dalle due mie colleghe, e molti genitori hanno richiesto una partecipazione tardiva, che è stata immediatamente, diciamo, accontentata, e quindi da oggi inizia lo sdoppiamento di questo modulo.